Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come detto dal titolo, anche questo è un Get Ready With Me. In questo periodo sì, ne sto facendo un po' tanti per il mio canale perché non ne avevo fatti mai così tanti, ma l'ho fatto perché volevo provare dei prodotti nuovi che mi sono arrivati per una nuova collaborazione con Maybelline. Quindi voglio provare con voi questi prodotti. E sono contentissima che Maybelline mi abbia contattato e mi abbia mandato questi prodotti. Inizialmente io pensavo che mi mandassero solo il mascara perché con loro starò per, cioè, farò un progetto che però non posso dirvi niente. E appena è arrivato il pacco che ho visto che c'erano tutte queste cosine, ero tipo contentissima. Mi pinzo subito i capelli perché è a caldo. Cioè, mi danno noia più che altro. Caldo no, dai, per fortuna. Mi sono arrivate tutte queste palette e vediamo se le faccio vedere. E due tinte e sono contentissima perché non ho provato niente a parte un illuminante, una terra e una di queste due. E quindi sono contentissima. Ve le faccio vedere. Allora, le due tinte in questione si chiamano Super Stay Matte Ink ed una è una colorazione sul rosso e si chiama Pioneer e numero 20. Invece questa numero 15 si chiama Lover ed è un color rosa. Comunque vi farò vedere gli swatch così lo capirete. Comunque un rosa freddo, nude, bellissimo. Poi mi è arrivata questa splendida palette che ora avrete visto sicuramente in giro, che è la nuova Color Drum Lip Contour Palette ed è fighissima perché ora vi spiego. È divisa in quattro fasi, la prima che è il primer, la seconda che è la line, quindi ciò che serve per fare il contorno tipo matita, la terza fase è il color. E la quarta è l'highlighting per fare una specie di contouring alle labbra, quindi sono curiosissima e lo proveremo insieme. Poi mi è arrivata questa palette che è The Blushed Nudes, che è una palettina di ombretti tutti sui toni nude rosati, ma purtroppo nel viaggio evidentemente si è un po' sbatacchiata e un po' di ombretto è volatilizzato, però purtroppo si sa quando i pacchi viaggiano, non si sa, magari l'hanno lanciato. Un'altra palettina è questa, adesso qui la metti a fuoco, eccolo. È la Master Cameo ed è questa qui, credo sia la colorazione numero 1, ma non vorrei sbagliarmi. Però penso di sì, è la numero 1. Andiamo a lasciare il pennellino e ha questi correttori, quello verde, quello un pochino più giallo, due aranciati per le occhiaie, questo in basso che è una specie di illuminante e questo qua che è un pochino più rosato. Ed è meravigliosa. Un'altra palette, altre due palette, le ultime, sono queste due ed è una di blush e una di terre, con tre terre e un illuminante sull'oro e due blush e un illuminante rosato. Meravigliosa. Comunque proveremo tutto insieme adesso e bando alle ciance, partiamo subito. Parto con la base e inizio con la terra perché metterò soltanto la terra. Vado a prendere il pennello duo che vi avevo fatto vedere nell'altro video Get Ready With Me e vado a stendere la terra su tutto il viso. E lo vado a portare dappertutto come se fosse un fondotinta. Sono contentissima che mi abbiano contattato, come vi ho detto. Inizialmente non ci credevo perché ho detto no, non è possibile. E invece sì. Quindi tipo ancora non ci credo. Non vi ho fatto l'unboxing perché ero troppo curiosa e quindi li ho aperti subito. Mi sono arrivati, non so se mi seguite su Instagram, se non mi seguite andate a seguirmi. Comunque mi sono arrivati, mi sembra martedì, sì, martedì, non vorrei sbagliarmi. Oggi siamo mercoledì. E niente, lo vado a, sì, prendevo gli ombretti, lo vado a stendere anche su tutto il collo. Scusate se faccio un po' di fretta, ma diciamo che dovevo registrare questo video un po' prima, ma mi si è scaricata la fotocamera, quindi ho dovuto tenerla un po' in camera, in carica, nel frattempo ho caricato alcuni video. E niente, poi appena ho messo la terra,
Vado con le sopracciglia, vado a utilizzare la Precision My Brow ed è questa qua, la matita per le sopracciglia di Benefit che vi ho fatto vedere anche nello scorso video. Se non l'avete visto, vi lascio il link qua sotto, andate a vederlo. Mi avvicino leggermente così mi vedete meglio e la vado a stendere. Le ultime novità. Allora, domani parto e vado a Viareggio perché concorrerò a Miss Mondo, non me la gufate, a parte che pubblicherò il video dopo che sarò stata a Miss Mondo, quindi ve lo posso anche dire. Poi magari vi farò sapere com'è andata, più che altro su Instagram. Poi l'8 settembre partirò per la crociera con le Winx, con la compagnia, e tornerò il 15. Spero, e veramente spero di registrare un vlog perché farò tappa in molti posti e quindi potrei riprendere in posti che non sono mai stata, tipo farò tappa in un paese del Mediterraneo, insomma è la crociera del Mediterraneo, MSC. Farò tappa a un paese della Francia, che non mi ricordo il nome, Barcellona, Ibiza, Palma di Mallorca, non mi ricordo, comunque queste sono le tappe. Allora, vado a completare la mia base, anzi, vado a prendere i correttori e andiamo a prendere con il suo pennellino. Andiamo a provare subito e prendo allora. Intanto provo se questo colore è adatto a me. Sì, e vado a coprire le mie occhiaie con questo color qua, questo colore qua. Vediamo un po' se riesco. Mi si sta scaricando ancora la batteria. Sai che con questo pennellino ci metto una vita a stenderlo. Quindi lo prendo con le dita perché è una consistenza molto oleosa e quindi si riesce a stendere anche molto bene con le dita. Quindi posso fare. Da qui sembra più scuro, in realtà non è così scuro, è abbastanza leggero. È anche più chiaro di quello che sembra lì. Credo che gli altri colori più chiari li dovrò utilizzare. Quando mi sbiancherò un po' dell'abbronzatura, spero il più tardi possibile, perché se questo è così, gli altri sono più chiari. Quindi lo vado a tamponare tutto sotto l'occhio, poi lo sistemo con la Beauty Blender. Lo vado a mettere sul mento. Mi è venuto un brufolo in cima al naso, meraviglioso. Intorno al naso e con la Beauty Blender bagnata vado a uniformare bene con il mio incarnato. Poi sono leggermente rossa qua sotto, quindi vado a prendere il correttore verde, sempre della solita palette, e lo vado a mettere qua. Devo metterlo prima della terra, ma non importa, la metto sopra un altro pochino. E vado a mettere leggermente sotto. Lo sfumo bene. Non è molto facile truccarsi con questo specchiettino, però dobbiamo farcelo bastare. Vado a prendere invece quello un pochino più giallo e lo vado ad applicare sulla palpebra per fare tipo da base per i miei ombretti. Anche sotto l'arcata. Questo sembra quasi bianco. È molto chiaro, non so se riuscite a vedere. E lo vado a stendere. Poi sempre con il giallo vado a mettere al centro del naso per illuminare un po'. Ok, perfetto. Vado a riapplicare quest'altro correttore sotto le occhiaie. Allora, devo dire a prima impressione che non ha un'altissima coprenza ed è molto fluido, oleoso più che altro. Non è per niente male, però se dovete coprire
tanto, credo che sia molto stratificabile perché ora l'ho riaggiunto e già ha un altro tipo di coprenza, quindi perfettissimo. Non appena ho messo il correttore, vado a iniziare con il mio trucco che sinceramente non so assolutamente come farlo, lo improvvisiamo insieme come l'altro naturalmente video. Allora prendo il pennello, questo qua di Sephora, questo qua, oddio, naso, e vado a prendere, non lo so, iniziamo con questo rosa che non hanno i nomi quindi non ve lo so dire, con questo rosino, e lo vado ad applicare nell'arcata per fare l'ombra. Allora, sono molto polverosi. Sono molto polverosi, però devo dire niente male. Vi zoomo così vedete un po' meglio. Sì, devo dire che sono abbastanza polverosi, dovete stare attenti a non prendere tantissimo prodotto. Allora, lo vado a prendere e portare qua per allungare un po'. Però con il correttore sotto devo dire che fa da ottima base. Vado ad applicare quest'altro colore che è questa specie di grigino metallizzato, un grigino marroncino, e vado ad intensificare la piega. Niente male, mi piacciono. Ok. Vado a sfumare con sempre il rosino. Lo utilizzo da colore di transizione. E sfumo. Perfetto. Poi vado ad utilizzare, vediamo un po', questo rosa un po' più chiaro. Oddio, mi cascano. Oh, mi casca nel letto l'ombretti. No. No, no. Perché non mi devo truccare nel letto? Questo è il motivo. Non mi devo truccare nel letto. Facciamo finta di niente. Non è successo niente. Vado a prendere questo rosino più chiaro con il dito e lo vado ad applicare, oddio, mi fa caldo, al centro della palpebra. Perfetto. E sfumo. Poi, una volta applicato questo rosino, vado ad applicare questo rosa un po' più scuro che si trova qua sotto e lo vado ad intensificare praticamente l'ombra, però più all'interno, quasi mettendolo su tutta la palpebra. Ok, piace molto questo colore. E lo vado a tamponare così cade un po' di meno il prodotto e ne viene sprecato meno. Ok, e faccio lo stesso anche dall'altro lato. Peccato che questa palettina non abbia lo specchio, perché pe molti pensano sia stupido, però quando lo porti a spasso, cioè dietro, fa comodo. Sfumo anche leggermente sotto, visto che ormai lo sporco di questo colore. E lo sfumo sotto. E mi è entrato dentro l'occhio. Perfetto. Cioè, una volta che non mi entra dentro l'occhio, no. Poi vado a prendere questi due colori illuminanti che si trovano all'inizio. Il primo lo vado a mettere sotto, quello più chiaro, ad illuminare sopra il correttore. E l'altro vicino, un pochino più scuro,
lo vado ad utilizzare senza sporcare magari anche il dito con l'altro colore, mi sto zozzando, lo vado a prendere con il dito e lo vado ad applicare al centro, cioè al centro, vicino a... avete capito, insomma. Poi vado a prendere questo colore che secondo me è meraviglioso, che purtroppo si è un po' rotto, che sta in alto a destra, che è un marroncino brillantoso, e lo vado ad applicare sull'arcata per intensificare ancora di più la sfumatura, e sfumo anche sotto portandolo verso l'alto per avere un po' un continuo, diciamo così. Ed è meraviglioso questo colore. Peccato che purtroppo sia un po' rotto e mi è finito anche sul letto. Quindi meraviglioso. Sfumo e da sotto lo porto sopra. Ok? Con un pennello pulito per il viso tolgo le briciolini che sono cadute. E con un pennello a penna vado a prendere questo colore che io adoro, è un nero grigiastro con dei brillantini sul rosa. Lo vado a picchiettare leggermente perché è molto scrivente e lo vado a mettere soltanto alla fine, alla fine dell'occhio, portandolo leggermente verso l'interno, ma leggermente perché scrive tantissimo. Quindi lo vado a picchiettare anche dall'altro lato e sfumo verso l'interno. Però cerco di rimanere sempre un po' e sfumo leggermente sotto, soltanto alla fine, quindi soltanto sul fondo dell'occhio. Poi con il pennello da sfumatura vado a sfumare leggermente anche dall'altro lato. Con il pennellino che c'era all'interno della palette, questo colorino qua che è tipo un arancioncino, tipo rose gold meraviglioso, che sono molto curiosa di provarlo, infatti lo voglio provare, e lo vado ad applicare sotto e al centro della palpebra. Oddio, è meraviglioso. Ragazzi, è meraviglioso. Wow. Proprio rose gold. Che meraviglia. Ok, faccio con il dito. Lo preferisco. Wow. Che spettacolo. Meraviglioso. Vado a completare la mia base, ho riapplicato un po' di correttore vicino allo specchio per vedermi meglio e devo dire che mi piace moltissimo, anche se è un po' tanto oleoso e non può essere diciamo miscelato con la, come si dice, con la Beauty Blender, perché si miscela molto meglio con le mani. Andiamo a completare la nostra base con queste terre. Allora, io vado a utilizzare allora, vediamo un po'. La terza terra, partendo dall'illuminante, quindi questa terra qua che è leggermente più fredda e provo a fare leggermente un po' di contouring, vado a tamponare questa e l'ultima che è leggermente brillantosa, diciamo così. Sono tutte un po' brillantose, ma l'ultima è proprio un pochino più brillantosa, non mi viene il termine. Lo vado a stendere. Qua, sfumando verso l'alto, così, anche dall'altro lato. Ok, cima all'attaccatura dei capelli. Vado a prendere il blush con le mani perché mi piace moltissimo applicarlo più che con il pennello e lo vado ad applicare così sul
sul naso e sull'arco di Cupido. Perfetto. Vado a prendere il blush e in questo periodo mi sta piacendo tantissimo questo rosa antico qua, però l'ho già provato, quindi proverò questo qua che è tipo un malva. Lo vado a prelevare poco perché mi sembra scuro, non vorrei farmi tipo Heidi, perché l'ho provato e sono molto pigmentati. Infatti, l'ho preso poco bene, benissimo, ed è molto bello anche questo. Vado a utilizzare il mascara, quindi piego le ciglia, mi metto il mascara. Mascara messo e ora andiamo a fare. Allora, ho notato che il trucco che ho fatto è sui toni del rosa e questi rossetti sono sul rosso. E mi dispiace tantissimo, ma non ci stanno molto bene. Quindi li proviamo un'altra volta insieme, nessun problema. Allora, vado a provare questa tinta con voi che io ho già swatchato, ma non so esattamente com'è sulle labbra. E invece l'altra l'ho provata e dura tantissimo, tantissimo. Perfetto, questo è il colore. Spero riuscite a capire. Allora, adesso rimarrà un po' lucidino. Poi inizia a seccarsi e quando si secca non lo togliete più. Io ieri l'ho provato quello rosso, l'ho messo alle 4 e l'ho tolto alle 2 e durò tipo 10 ore. È una cosa meravigliosa. Non fate caso al campanello. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ringrazio ancora la Maybelline per avermi mandato tutti questi prodotti e vi mando tanti baci e mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto. Se volete provare alcuni di questi prodotti, se già li avete provati e volete provarli o volete provarli e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!